Torna a zampillare, ripulita e restaurata, la Fontana della Maruzza nei giardinetti di via Nuova Marina vicino la chiesa di Porto Salvo. È il quarto intervento finora concluso nell'ambito del programma Monumentando, promosso dall'amministrazione comunale e realizzato dalla società 1 Outdoor per la valorizzazione di 27 monumenti cittadini. L'ennesimo restauro fatto con il progetto Monumentando, il contributo di privati alla valorizzazione della città di Napoli, insieme comune. Comune e privati, e andiamo avanti in questa direzione. Anche nei prossimi giorni ci saranno altre inaugurazioni e la riqualificazione di Napoli sempre di più al centro della nostra azione amministrativa. I lavori, durati 3 mesi e costati 19.000 euro, sono stati eseguiti dalle restauratrici Barbara Balbi e Maria Rosaria Vigorito ed hanno consentito il recupero della scultura danneggiata anche dal malfunzionamento dell'impianto idrico. Pesanti strati di calcare avevano ricoperto il marmo bianco di Carrara ed è stata ripristinata, dopo un'accurata pulitura, la pietra vulcanica della vasca. L'intervento si è basato soprattutto sulla rimozione delle croste calcaree che erano presenti sulla conchiglia e sulla Maruzza in particolare, e poi la vasca presentava comunque una mano di scialbo, probabilmente dovuto a delle lavorazioni successive per cercare di, diciamo, di dargli un aspetto estetico più decente. La Fontana della Maruzza, così chiamata per la lumaca che si trova al centro, fu costruita contemporaneamente alla chiesa di Porto Salvo per volere della Corporazione dei Marinai verso la metà del Cinquecento. Tra l'altro il materiale è materiale prezioso, perché il marmo è marmo di Carrara, è un materiale prezioso, la pietra è pietra vulcanica, per cui anche se è una fontana meno spettacolare, diciamo, delle altre, comunque restituisce decoro anche a un posto della città che non è molto valorizzato, ovviamente un posto di grande afflusso di automobili. Tra l'altro, infatti, la fontana era affetta anche da tutto il degrado che pertiene all'inquinamento atmosferico, ma quello dovuto a diesel, all'inquinamento proprio delle macchine, dei tubi di scappamento, per cui noi ci auguriamo che adesso, con questo splendore, rinnovato splendore, si riqualifichi anche la zona.